Siamo qui con Bodda del team Nibbio, macchina nuova quest'anno, un po' le vostre impressioni, se avete provato, come ve la sentite? Abbiamo provato sicuramente, siamo andati così così, chiaramente c'è da lavorarci su, proviamo di fare il possibile per essere competitivi il giorno delle prove. Quest'anno avete due team, siete un gruppo di ragazzi numerosi, e a cosa puntate? Arrivare in fondo, principalmente arrivare in fondo, poi quello che viene chiaramente è tutto ben accetto, i ragazzi sembrano contenti e volenterosi di fare questa cosa, speriamo il bene insomma. Siamo qui con Mauro Gualandi, team Coyote, Coyote Wild, due macchine comunque abbastanza blasonate all'interno della carriera. Quest'anno vi siete ulteriormente rinforzati con l'innesto di Mingotti, e grande partenzista comunque, anche lui esperto, e come pensate tatticamente di inserirlo all'interno della prima squadra? Ma ci tengo a precisare che prima di tutto si è inserito benissimo all'interno di una squadra, sai, quando un ragazzo arriva da un altro team cerca di rientrare in punta di piedi per guadagnarsi un posto, lui diciamo che se l'è guadagnato pienamente perché è entrato con umiltà e quindi tanto di cappello a un ragazzo che si sta comportando benissimo all'interno del nostro team. Come inserirlo, come provarlo di qua? Abbiamo già provato varie soluzioni, poi la gara, le prove ci diranno poi dove, in che posizione metterlo. Chiaramente gli abbiamo fatto fare pezzi a lui conosciuti e mi sembra che il ragazzo si stia comportando benissimo. Avrà anche un bel po' da fare perché è all'interno di un team, di una squadra che tutti quanti il posto lo vogliono, quindi è chiaro che farà fatica come lui, come tutti gli altri, perché lui si è inserito benissimo e diciamo che il posto dovrà giocarselo ancora lui come tutti gli altri. Certo, arrivare fino poi alle prove tutto ancora diciamo indeciso come in tutti gli altri team. Quindi. Sì, esatto, perché cerchiamo di sfruttare al meglio anche questa serata prima delle ferie per vedere ancora le ultime cose, per provare di non lasciare nulla al caso, come poi tutti gli anni succede, ecco, perché basta poco, quello che fa sempre il team Coyote è cercare di provare il più possibile i vari pezzi, le varie soluzioni, per non arrivare alle prove o alla gara impreparati nelle varie soluzioni. Eccoci qui con Ciccio, responsabile del team Porth. Quest'anno avete tre team, il Porth, il Porcelain e la Porcella, e avete fatto delle modifiche diciamo alle macchine, dici qualcosa? Modifiche le macchine, Porcello presenta il nuovo mezzo questa sera, abbiamo fatto quello che potevamo fare sulle altre due macchine, adesso stiamo a vedere cosa ci dicono il risultato delle prove. Le aspettative per settembre o almeno per le prove, diciamo, perché la gara poi è una gara no, perché qua è forza, no, ma... a forza di dire aspettative, non c'è prima discesa delle crono, tac, secca fuori le corriere, speriamo che quest'anno di andare un pelino meglio con i mezzi comunque nuovi. Diciamo tra i primi tre comunque. Ah guarda, con una delle tre sicuro, con una delle tre sicuro. L'obiettivo è quello, dai. Puntate a fare tante macchine per almeno portarne una sotto. No, per vincere il premio costruttore, diciamo, perché così vanno tutti a punti e che ne hanno in punti le altre macchine, no? Va bene, grazie. Fai un saluto. Ciao ragazzi di Sportlink, saluto tutti. Siamo qui con Simone, responsabile Team OV, quest'anno con l'aggiunta del Team Ovetto. E quest'anno anche macchina nuova, la novità, ce l'abbiamo qui alle spalle. E parlaci un po' di com'è andata durante queste prove estive. Dunque, per adesso si è riusciti ancora a provare pochissimo perché la macchina nuova è venuta fuori da due prove e quindi contiamo tanto in questa serata e poi soprattutto speriamo di arrivare pronti per fine agosto. Quest'anno puntate diciamo anche in alto con l'inserimento di due innesti diciamo abbastanza esperti, Galbano e Olmi. E dove pensate di arrivare diciamo come risultato, almeno delle prove, perché poi la gara? Più che altro sono tutte speranze, il fatto di sperare in qualcosa di buono, specialmente meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso non siamo arrivati nella mattina nel pomeriggio, e quindi sono tutte speranze, arrivare magari vicino ai primi, quello sì.
Eccoci, ora passiamo al team Spider e siamo con Andrea Cavina, pilota del team Spin. E raccontaci un po' queste prove di quest'anno, queste quattro uscite, come sono andate? Dunque, quattro uscite all'insegna dei test più assoluti, in quanto sulla prima macchina abbiamo tentato alcune nuove soluzioni che ci stanno dando qualche indicazione, qualcosa ancora dobbiamo provare. Con la Spin, diciamo, anche qui abbiamo rischiato qualcosa, specialmente provando tanti giovani, per cui abbiamo abbassato parecchio l'età media e abbiamo una terza squadra di ragazzi che faranno la carriera under, per cui diciamo che la squadra si è espansa. Poi il lavoro è ancora tantissimo, siamo soltanto a luglio, da fare ce n'è, quindi usciremo ancora tanto. E quest'anno quindi, diciamo, nella prima macchina avete, come dici te, avete fatto delle modifiche e puntate, diciamo, a qualcosa in alto o almeno una speranza, diciamo, per i tifosi? Diciamo tante speranze, per i fatti bisogna vedere a settembre. Coyote penso sia inarrivabile, sicuramente in centro le terme c'è da vedere. Noi puntiamo al nostro terzo posto, però penso che fra terzo e secondo poi in gara sui due giri si possa giocare tutto. Come Spin e idem puntiamo a confermarci, come prima macchina dei secondi equipaggi, diciamo che qui sarà dura, sarà un anno di rodaggio perché abbiamo una maggioranza di giovani, per cui sarà più che altro un anno di esperienza per ora, stiamo a vedere cosa salterà fuori. Grazie. Siamo qui con Brian, pilota del team Drillo, e macchina, diciamo, nuova rispetto all'anno scorso. Come sono andate le prove fino ad oggi? No, le prime prove non sono andate molto bene perché non avevamo ancora preso feeling con la macchina, poi piano piano, grazie anche a Taddeo che ci ha fatto molti favori, siamo andate bene nelle ultime prove, soprattutto nell'ultimo giovedì. E niente, la vedo molto bene sta carriera. Le terme invece, come la senti, diciamo, la macchina nella gara, diciamo, più che dove serve più scorrevolezza? Nelle terme sarà dura, quello noi puntiamo più che altro sul pomeriggio, perché sulla mattina sì, va anche la macchinina va anche molto veloce, però Non sono molto carico per la mattina. Eccoci con Luca Sacchi del team Circolare. Quest'anno, come l'anno scorso, avete un team di giovani. Come sono andate queste prove fino ad oggi? Sì, sono andate, dai, niente di che, perché con questi ragazzi qua è più difficile trovarli tutti quanti insieme che insegnarli a spingere, però ci stiamo divertendo. E quest'anno avete una macchinina, vero? Sì, abbiamo la macchinina, sempre quella dell'anno scorso, la circolare, quella non l'ultima circolare, quella che ha vinto nel 2007-2006, mi sembra così. Abbiamo quella che ha vinto nel 99, tra l'altro dobbiamo ringraziare anche i genitori che l'hanno tutta quanta rimessa a nuovo e sta andando anche discretamente. E abbiamo questa macchinina qui, poi però quest'anno io ho inserito anche un ragazzo fuori dai 16 anni, cioè un ragazzo che ha 23 anni, che l'ho inserito dentro la squadra, perché comunque con le presenze qui siamo sempre in braghe di tela. Comunque ci prometti che non spingerai te quest'anno? Ma io sicuramente non spingo, però sto cominciando a insegnare un po' tutte le varie scorrettezze ai ragazzi, in modo che così le prendano. Quindi attenzione agli avversari, perché Luca sappiamo che comunque è il numero uno in queste cose.